Grazie al determinante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, che ha finanziato la realizzazione di un progetto denominato La competitività dei siti industriali di Ascoli Piceno, l'attrattività del territorio e la produttività delle imprese, e grazie alla professionalità e alla competenza degli economisti della Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche e di quelli operanti presso la Confindustria Nazionale di Ascoli Piceno, è stato possibile realizzare una ricerca che verrà presentata in occasione di una tavola rotonda in programma venerdì prossimo, con inizio alle ore 15 presso la Sala degli Specchi della locale Confindustria in corso Mazzini ad Ascoli Piceno. Il convegno riguarda l'attrattività del territorio della nuova provincia di Ascoli Piceno. È un tema molto rilevante perché la situazione è molto difficile. Occorre essere decisi in una ripresa della fiducia all'interno del territorio e all'accumulazione di capitale umano. Occorre che alla conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le forze sociali e politiche durante gli ultimi mesi e gli ultimi anni si sostituisca un rapporto invece di maggior cooperazione e di maggior collaborazione. Abbiamo necessità di rendere questo territorio più competitivo. Tutte le strade da percorrere sono buone, dobbiamo assolutamente ridare produttività alle nostre aziende. Non ci possiamo permettere il lusso di perdere neanche più un solo posto di lavoro e dobbiamo essere in questa cosa molto più incisivi e volenterosi. Grazie ancora alla Fondazione e alla Politecnica delle Marche.